giro per l'Italia e che l'ha visto come imitatore Gianni. Ecco qua Gianni. Buonasera Gianni, ciao. Ciao. Ti lascio. Buonasera a tutti. Imitazione di uccelli e animali. Facciamo finta di essere in un bosco dove ad un tratto sentiamo il canto del merlo. Un fringuello. Usignolo europeo conosciuto in tutto il mondo. Grazie, un bellissimo canarino. Canarino maschio, e qua abbiamo anche le canarine femmine. E per concludere, la giungla misteriosa. Grazie. Bravo Gianni, il mio bravo, speriamo che combaci con giudizio positivo del giudicone. C'è il gatto che è impazzito tutti gli uccelli. Già il micio il gattino, sta col pelo tutto ingrifato. Micio! Capirai. Bravo. Ci siamo, bravissimo Gianni. La nostra giungla! Complimenti che Gianni. Che fortuna essere qua, in mezzo. Questa puntata del diluvio, dell'apocalisse, della fine del mondo. E allora sale anche sulla nostra tribuna momentaneamente, tribuna, e poi sull'arca. Ecco, naturalmente abbiamo anche a Wanagana, Roberto Caramelli. Signor Gianni Rossi, l'udine del mondo. Piano maestro, piano. Ma che uccello qua? Qua è il signor lì. Un uccello. Ma faceva tutto lei? Ma lei è bravissimo, perché si è fatto tantissimi complimenti, è veramente bravo. Però devo dire che era un po' strettina, questa era un po' stretta, gabbia. Per fortuna, io l'avevo richiesta un po' più grande. Gli abbiamo fatto un po' una cattiveria mettendolo da dentro. Comunque, no, l'ha chiesto lei? Sì. Ah vabbè, insomma, comunque. Senta, tantissimi complimenti. Ha altre cose. Bene. È del lontano. Vediamo un po'. Ho capito. C'è? Ma no. Come dai. No? Un usignolo giapponese. Lei conosce l'usignolo giapponese? Ma come no? E come lo fa? Aspetta. No, aspetti che le posso dare una mano? Come no? Mi viene così. Mi devo piegare? No, perché ci arrivo. Il fringuello giapponese.
Usignolo, usignolo giapponese. Ho sbagliato. Non si vede che lei non ha studiato no, il giapponese. No, ho studiato, no. Ma se lei se ne va mica tutto. Che cosa ha detto questo usignolo giapponese? Ha detto... Sentivo che c'era un po' di Giappone dentro, eh? Natura aggettiva. Se pareva non mancasse la Romagna!